Sembrerà una cavolata colossale, ma intanto dovete mettere 20.000 mi piace. Ma ho dovuto posticipare questo video a domani, cioè oggi, mentre voi state guardando questo video, proprio perché ieri sarebbero successe delle cose molto delicate. È stranissimo, ragazzi, cioè voi non ci crederete mai e ne sono sicuro, non ci crederete mai, ma è tutto collegato. Come sapete, è successo negli scorsi giorni una cosa. Questo video lo sto riregistrando perché quello che avevo detto nel video precedente non poteva essere detto, perché potrebbe avere delle ripercussioni legali su di me. Quindi ho deciso di dire le cose in una maniera un po' diversa. Oggi in questo video risponderò sia alla domanda su Ronaldo, alle 2 milioni di domande che mi avete fatto su Ronaldo, sia a altre domande che mi avete fatto sotto la mia pagina Instagram. Quindi se non mi seguite, forse è l'ora di seguire, cioè di seguire il miglior fashion blogger del mondo, cioè perché noi siamo il fashion blogger. Prima di rispondere alla domanda del secolo, e mi hai guidato insieme a un Vin Diesel, sembrerà una la risposta è sì, perché quando siamo andati in Svizzera, io e Giampi, quest'anno, qualche mese fa, siamo andati con Vin Diesel, cioè ci siamo portati il cartonato di Vin Diesel e vedevate la gente in autostrada che vedeva Vin Diesel girato sul finestrino e non capiva che cazzo doveva succedere. Ragazzi, ci hanno fermato i poliziotti alla dogana svizzera perché non capivano. Quindi la risposta è sì. Francesco Cesa, Fuckstorm, mi sei pelato? Non ancora, sono sulla strada giusta. Quando la prossima live? Luca Bisca 05. La prossima live la facciamo giovedì, credo dalle 10 di mattina in poi, perché giovedì esce finalmente la season 5 di Fortnite, figa! Edo Zita 8 fa che alla fine Brazzo ha disinstallato Fortnite. Allora, Fornite? Come strega! Come sapete, se non avete visto il video di Dexter, andatelo a vedere, perché chi perdeva nella Royal Rumble Illuminati Crew sul suo canale doveva installare Fortnite. Brazzo, purtroppo, giocando dalla PlayStation, ha giocato contro 3 PCisti e quindi ha avuto, diciamo, dei leggeri problemi. In crossplay, chi gioca con mouse e tastiera è molto più avvantaggiato rispetto a chi gioca con la PlayStation o col joystick comunque. Quindi sì, ha disinstallato Fortnite e anche GTA. Prossima domanda! Emanuele Catania. Quanto pensi di essere forte a Fortnite da 1 a 10? Forte a forte. Quanto sei forte a forte? Sull'1 c'è Murray e sul 10 c'è Power. Io sono 7 e mezzo. Ogni tanto mi escono delle cose strane. Se seguite le live, ogni tanto qualche no scope headshot mi entra. Come fai a trovare cartonati di tutti i personaggi memosi? Alex Frast. È iniziata la moda portata in Italia da me, rubata agli americani perché chi cazzo, i cartonati. È iniziata PewDiePie e ho detto, ma perché sei PewDiePie dei cartonati e quindi a delle persone con cui dialogare durante i video, perché non posso comprarmi dei cartonati anch'io e parlare appunto con questi cartonati? E quindi da lì è iniziato con Vin Diesel. Poi adesso, ragazzi, è arrivato anche Cristiano Ronaldo e vi devo raccontare delle cose perché sono veramente assurde, io non ci avrei mai creduto. Da lì quindi ho comprato sia Vin Diesel sia Cristiano Ronaldo, ci ho costruito su delle meme e la meme di Vin Diesel non mi è stata cagata da Vin Diesel, la meme di Ronaldo invece non so per quale aggancio strano ma è stata cagata. Adesso vi racconto tutto. Dato che in 2 milioni mi state chiedendo ma dove compri i cartonati, vi lascio in descrizione i due cartonati che ho, sia quello di Cristiano Ronaldo sia quello di Vin Diesel, il caso lo voleste comprare. Prossima domanda. Ah, tra l'altro io non capisco perché nel 2018, a luglio 2018, la gente non capisce perché metto questa intro. Come fai a non capire perché metto la intro? Hai capito? Hashtag nei commenti. Com'è possibile che nel 2018, luglio 2018, ci sia gente ancora che non capisce perché video? Ho sbagliato a cliccare. Demone 2.0, una domanda alquanto interessante. Qual è la differenza? Qual è? È senza apostrofo. Ma la differenza tra il rosso e il blu? Secondo me sono due colori differenti. Segui il basket, Mattia Salvi, giocatore preferito. Allora, ho seguito un sacco il basket quando il Milan faceva schifo, ovvero 2012 in poi. Il mio giocatore preferito è sempre stato Dwight Howard, insieme a Stephen Curry. C'era un motivo perché Dwight Howard era il mio giocatore preferito, semplicemente per il fatto che era enorme, gigantesco, grosso, super muscoloso. Riesci a dire una frase con tutti i congiuntivi giusti?
Secondo me Julie09 pensava di comparire nel FAQ di Jumpitech, ma no. Chi è il più simpatico degli Illuminati Crew? Fran Romano. Allora, siamo tutti molto simpatici, molto belli, soprattutto in particolar modo io. Siamo tutti molto ironici, in particolar modo io. E no, scherzo, ovviamente c'è... Non lo so, il più simpatico degli Illuminati Crew? In particolar modo io? No, non lo so, raga, chi è il più simpatico degli Illuminati Crew. Da simpatico cazzone o Giampio Murri? Oh! Passiamo alla domanda interessante. Fuck, secondo te Stormy, Ronaldo viene alla Juve? Allora, vi racconto tutto quello che è successo. Partiamo dalle storie e dalla foto che ho pubblicato. Comunque, a livello economico, dato che la Juventus non è ancora riuscita a portarsi a casa Ronaldo... E io sì, questo vuol dire che io sono più ricco della Juventus. Raga, come avete visto è successo un bordello e vi spiego tutto martedì, probabilmente. Quindi questo è quello che è successo su Instagram. Tra l'altro, volevo leggervi anche questa domanda, Nico, che non è una domanda. Nicola, allora che cazzo dico domanda? Nicola Comelli, quando dopo 120 video col cartonato di Vin Diesel non ti caga Vin Diesel, nemmeno di striscio, ma basta una foto con Cristiano Ronaldo che già si sogna. Aspetta Nicola, perché di foto e storie con Cristiano Ronaldo ne ho fatte un sacco da quando ho comprato il cartonato di Cristiano Ronaldo e compare anche in tutti i video. Quindi adesso è il momento di raccontarvi che cosa è successo. Allora, innanzitutto, per tutte le persone che dicono che potrebbe essere stato un troll, io avrei potuto fare questo troll con chiunque, anche con Vin Diesel, ma non lo... cioè, non ha senso. Perché devo dirvi stronzate? Perché devo raccontarvi stronzate? E poi, alle persone che dicono, ma Stormy, non è possibile. È più possibile di quello che si pensi, perché, non so se ricordate, ma probabilmente lo ricorderete, Dexter, Ronaldo non ha scritto Dexter, ci ha proprio giocato insieme a casa sua. Cioè, non è una cosa così irrealizzabile. Magari voi non lo capite, però ci sono magari delle occasioni che si presentano che permettono a noi youtuber di fare delle esperienze fighe. Per tutti quelli che pensano, no, non è impossibile, Dexter, che fa parte delle Illuminati Crew, Dexter ha giocato a casa di Ronaldo con Ronaldo. Se Ronaldo mi scrive, non è così assurdo. È assurdo per una persona normale. Per me, che sono un Super Saiyan, potrebbe capitare, ecco, dopo 250.000 la storia. Poi dovete sapere che, a differenza di Vin Diesel, che Vin Diesel è un attore eccetera, Cristiano Ronaldo secondo me non gestisce lui l'account. Comunque potrebbe gestirlo ogni tanto, però in genere questi account di queste persone così famose in genere sono gestite da altre persone che parlano però per nome di Cristiano, ok? Tutti i calciatori che vedete su Instagram, ok, ogni tanto usano il loro Instagram, ma sono in parallelo gestiti da social media manager, che sono persone che si occupano di chi bene e chi male dell'account della persona che gestiscono. Minchia, ho detto una frase intera senza un taglio. Quindi, allora, che cosa è successo? Come sapete, io in questi giorni, in queste settimane, ho taggato Cristiano Ronaldo praticamente ovunque, foto, storie, eccetera. C'è una foto, e non so come sia possibile, ma è arrivata a qualcuno, di cui adesso non vi posso fare il nome, raga. E inoltre, come vi dicevo all'inizio, non posso far vedere la chat con Cristiano Ronaldo, comunque con qualsiasi altra persona, soprattutto con personaggi così importanti, perché se con questo video dovessi fare una stronzata, devo vendere casa per pagarmi gli avvocati. Quindi evito, vi dico un attimo quello che è successo. Poi sta a voi crederci o meno, a me non me ne frega un cazzo, a me è successo, quindi amen. A Dexter ci ha giocato, io non vi devo convincere. Prima di fare questo video, raga, ne ho fatto un altro. Ho fatto vedere ovviamente quello che volevo dire al mio management, che mi ha consigliato di non dire queste cose qui e rifare, togliere la chat, perché non è cosa, perché altrimenti sono cazzi miei. E poi non so come questa foto sia arrivata comunque all'entourage di Ronaldo, comunque a chi gestisce la sua pagina Instagram, questo non lo so. Fate conto comunque noi che abbiamo collaborato con Adidas l'anno scorso, Adidas è lo sponsor mi sembra di Real Madrid, Ronaldo però è con Nike, Dexter ci ha collaborato con Ronaldo, quindi Dexter fa parte dell'Illuminati Crew, io faccio parte dell'Illuminati Crew, quindi è tutto un giro lì. E poi non so come mai qualcuno della Nike, qualcuno di Ronaldo, comunque Dexter, raga, Dexter viene visto, Dexter c'ha quasi 3 milioni di iscritti, torna lui,
girano personaggi importanti come Cavani, come, cioè, gente di quel tipo. Quindi può essere capitato che qualcuno che gira intorno a Ronaldo abbia visto le mie storie e mi abbia scritto, però non è una cosa così, secondo me, eclatante. Sì, sono rimasto malissimo quando ho visto il messaggio, perché dopo 250 messaggi che gli scrivevo mi ha risposto. Cacchio, scusate, che mi stavo dicendo delle cose che poi mi sono bloccato. Vi dico solo che se non dovesse arrivare Cristiano Ronaldo, vado io allo Juventus Stadium a portare Cristiano Ronaldo, tanto ce l'abbiamo noi. Quindi tutto questo per dirvi che non posso entrare troppo nel dettaglio, ragazzi, perché anche Dexter, probabilmente anche Dexter ci farà un video su questo, perché Dexter ha avuto, come sapete, dei rapporti con Cristiano Ronaldo, dei rapporti con le persone che ci stanno intorno. Quindi anche questi video sono anche difficili da fare, perché bisogna stare un sacco attenti a quello che si dice, perché basta una cosa sbagliata che non va bene, sono robe troppo grosse rispetto a me, a voi. Magari ha visto che la foto aveva 50.000 mi piace, allora non lo so, potrebbe capitare. Io spero, dopo questa esperienza che mi è capitata a casa di Cristiano Ronaldo, di giocarci insieme, comunque di incontrare prima o poi Cristiano Ronaldo, sarebbe veramente il mio sogno. Non so se si realizzerà mai, però boh, io ci spero. Probabilmente se dovessi incontrare dal vivo Cristiano Ronaldo morirei, mi stringe la mano e io muoio. Comunque, giusto per farvi capire che non è una cosa così lontana, ci sono delle opportunità che possono capitare. Magari a voi sembra una roba così lontana che Cristiano Ronaldo mi abbia scritto, ma come vi dicevo, Dexter ci ha fatto dei video insieme che sono molto, molto a un livello superiore rispetto a una risposta su Instagram. E comunque io vi ripeto per la 80ª volta che non è una roba così fuori dal mondo. Ma comunque a me non cambia nulla, cioè che voi ci crediate o meno, a me ha risposto, sono contento, finisce lì. È la stessa reazione vostra quando magari, cioè su un livello molto più basso, però la stessa reazione che potreste avere voi magari quando mi scrivete in direct e io vi rispondo, ad alcuni rispondo, ed è la stessa cosa. Tra le migliaia di messaggi che arrivano a me, magari a qualcuno rispondo. Tra le miliardi di messaggi che arrivano a Cristiano Ronaldo, magari a qualcuno risponde. Questo è capitato a me, non probabilmente per caso, ovviamente stando nell'Illuminati Crew, dei rapporti con alcune persone ti permettono di fare delle esperienze fighe. A me è capitata questa cosa piccolissima, tra virgolette. Spero di essere stato chiaro, ovviamente non posso essere stato chiaro al 100%, vi ho raccontato un attimo in maniera generale quello che è successo, fine lì. Vi ho raccontato in modo generale perché appunto non posso andare più nel dettaglio, più di così no. Ma spero che questa cosa poi si traduca magari in un'esperienza con Ronaldo, comunque con quello che concerne Ronaldo. Già è capitato, non a livello così enorme, ma è già capitato. Cosa ne pensi sulla rissa di Biondo e Dose? Non ho seguito particolarmente la vicenda, però devo dire che se devo stare dalla parte di qualcuno, sto dalla parte degli youtuber, a prescindere. Ho sempre paura un attimo di esprimere le mie opinioni, perché so che dall'altra parte dello schermo ci sono persone che per forza non la pensano esattamente come me. Quindi io, se devo stare dalla parte di uno youtuber che sta su YouTube da anni, che ha fatto di YouTube un suo lavoro, ovviamente sto da quella parte. Non so, sicuramente dalla parte di una persona a caso che vince un reality show, perché non mi venite a dire che è un'opinione personale. Le persone che escono dai reality show, a meno che non sono, per dirvi, io mi ricordo un ragazzo che si chiama Giacomo Voli, che si è trovato ad X Factor, ma lui era un fenomeno a cantare, era un fenomeno. Adesso le reality show, a parte i Maneskin, che sono una roba rivoluzionaria, però anche a me piacciono i Maneskin, non sono un fan sfegatato, però ci sono canzoni belle, secondo me. Persone che escono dai reality show adesso, chiudi sto cazzo di video, va bene.